Un saluto ai nostri telespettatori. 23° appuntamento con Chiacchiere da Basket, il rotocalco settimanale di informazione sportiva di Pianeta Basket TV. 30 minuti e più dedicati in toto al basket, prima a livello nazionale con la Serie A, la Coppa Italia e anche a livello internazionale con le coppe europee, poi nella sua seconda parte specificatamente indirizzato verso le squadre campane di A2 Ovest e A2 Est e del campionato di Serie B, in particolare il girone D. Allora, un saluto da Paolo Amalfi. Ed Andrea Esposito. 23° appuntamento, sempre molto interessante. Naturalmente parleremo di tante cose, vi daremo tante informazioni, anche qualche chicca di mercato, se riusciamo ad essere piuttosto precisi, come speriamo di poterlo essere. Allora, caro Andrea, iniziamo subito con la prima parte della nostra trasmissione dedicata alla Coppa Italia. Fermo il campionato di Serie A, riprenderà il prossimo 29 febbraio e 1 marzo, quindi 2 settimane di stop, la prima dedicata naturalmente alla Coppa Italia, che ha visto la vittoria dell'Umana Reyer Venezia nelle Final Eight di Pesaro. Sì, una Reyer Venezia che a discapito di molte vicissitudini, molte problematiche riscontrate nella stagione, soprattutto in campionato e soprattutto lontano dal proprio palazzetto da Venezia, ha vinto una Coppa Italia con ampio merito, giocando 3 partite ad un livello molto molto alto e con un Austin Day nella città dove il padre ha fatto grandissime cose nel passato, ha vinto la coppa e il premio di MVP, quindi un po' di romanticismo che non guasta mai. Quindi complimenti a Venezia che conquista, se non sbaglio, la sua prima Coppa Sì, la prima coppa italiana della storia e Italia. fa la doppietta con lo scudetto della scorsa Quindi De estate. Raffaele si conferma tra gli allenatori più vincenti dell'ultimo decennio del Eh basket sì, italiano. perché se facciamo il conto tra il primo scudetto targato 2017, poi il successo europeo di qualche anno fa, lo scudetto dell'anno scorso e quest'anno la Coppa Italia. Quindi la Reyer da 4 anni a questa parte porta a casa un trofeo che fa comunque felici tutti i sostenitori della Laguna. Fa soprattutto, credo, anche budget per il futuro, per sponsor e varie altre collaborazioni. Allora, Venezia, quindi squadra che vince la Coppa Italia 2019-2020. Per quanto riguarda le altre squadre, delusione Milano. Eh sì, delusione Milano che esce in semifinale, Sassari fatta fuori da Brindisi che per il secondo anno consecutivo, anche l'anno scorso, arriva in finale ma deve inchinarsi alla futura vincitrice. Nonostante uno L'anno stratosferico scorso Banks, eh? Cremona e quest'anno la Reyer, con un Banks che ha fatto registrare nei quarti di finale proprio con Sassari il massimo ogni epoca dei punti segnati in una partita in Coppa Italia 37. Questo non è bastato, però Brindisi la propria gara contro se stessa l'ha vinta con un tifo davvero uno dei forse il migliore d'Italia al pari con la Fossa dei Leoni della Fortitudo. Quindi Milano, principale delusione, la squadra di Messina non riesce a trovare regolarità in questa stagione, alterna buone cose a cose sicuramente meno positive, si è perso di poco, devo dire Sì. onestamente, con la Reyer Venezia. Milano però non ha dato mai l'impressione in quella partita, credo, di poterla Di poterla volgere, azzannare, sì, di no? poterla volgere a suo favore. Ecco, quindi peccato, insomma, buona prestazione di Brindisi che è arrivata in finale. Per il resto, insomma, abbiamo visto buone squadre. Non ho visto una squadra, diciamo, di grandissimo lignaggio in questa Coppa Italia. Ho visto tante buone squadre, ma nessuna squadra mi ha grandemente impressionato. Eccezione fatta per Venezia, che effettivamente, probabilmente, giocando 3 buone partite, ha meritato di portare a casa il secondo trofeo della pallacanestro italiana Sì, dopo una quello nota italiano. importante la vorrei spendere per Stefano Tonut, che negli ultimi anni ha subito molte noie fisiche, molti infortuni anche difficili da superare. Sta ritrovando continuità sia fisica che tecnica, giocando molte partite, giocando anche bene, andando in doppia cifra, ed è stato premiato come miglior difensore della Kermesse. Un plauso anche a Sassari che aveva giocato tantissimo negli ultimi 2 mesi e che probabilmente ha pagato una condizione fisica in questo momento non ottimale per i vari impegni tra Coppa e campionato, però la squadra di Pozzecco rimane pur sempre una delle migliori. Ripeto, non ho visto grandissimi roster in questa competizione di Coppa Italia, però insomma, abbiamo assistito a partite comunque combattute, un plauso per esempio anche alla Fortitudo Bologna che è Che ha messa fatto bene, fuori Brescia. esatto, che è messa bene in campo, la stessa Brescia
di Esposito, che mi è sembrata comunque squadra quadrata, Cremona di Sacchetti è sempre lì e potrà dare sempre molto fastidio. Insomma, ho visto una serie di buone squadre, però perdonatemi, nessuno mi ha impressionato particolarmente. Eccezione fatta forse Venezia, che con la sua difesa ha praticamente, credo, vinto la Coppa Italia meritatamente. Quindi Beh, questo anch'io. anticipo ci suggerisce dei playoff molto agguerriti e molto Assolutamente, molto equilibrati. equilibrato assolutamente. Allora, il campionato riprende con sempre la Virtus Bologna in testa alla classifica, anche se con poco margine su Sassari, il prossimo 29 febbraio e 1 marzo, con Sassari Cantù, Milano Roma, Pistoia Fortitudo Bologna, Treviso Trento, Brindisi Varese, Cremona Venezia e Reggio Emilia Pesaro. Ricordo che il 27 febbraio si recupera la partita non disputata nell'ultimo turno di campionato per gli impegni in Coppa Intercontinentale Sì. della Sì, Virtus Bologna. Si recupera appunto Virtus Bologna Brescia con la Virtus Bologna, che quindi potrebbe avere virtualmente 4 punti di vantaggio sulla seconda, che è Sassari, della graduatoria. Quindi riprendere il campionato l'altra settimana, perché questa settimana ci sono le nazionali, ci sono le qualificazioni agli europei. L'Italia molto sperimentale di Sacchetti sarà in quel di Napoli a giocare una partita con la Russia. Sono entrambe qualificate già per la fase finale degli europei, quindi sarà una nazionale sperimentale quella di Sacchetti, con molti giovani, molti giocatori che probabilmente potranno fare un domani la fortuna della nazionale. Anche la Russia schiererà probabilmente le sue seconde linee, quindi una partita, diciamo, forse amichevole. sì, anche perché non dimentichiamo che proprio nello stesso giorno in cui la nazionale scenderà sul campo al Palabarbuto, ricordiamo giovedì sera, in concomitanza allo stesso orario per l'Eurolega ci sarà una grande partita per Milano che a Milano appunto ospiterà il Chimki Sì, Muska. al Forum di Assago ci sarà appunto Armani Milano Chimki, decisiva probabilmente per Milano, deve assolutamente vincere. Ecco, in Eurolega Milano deve portare a casa qualche risultato importante, poi l'altra settimana riprendono anche le coppe, con le italiane messe piuttosto maluccio, eccezione fatta credo forse per Sassari. Sassari, la Reyer Venezia e la Virtus Bologna che sono prime nel loro girone. Quindi vedremo anche alla ripresa delle coppe, insomma, le italiane se sapranno ridestarsi da una prima parte di stagione non entusiasmante. Crediamo soprattutto che Milano debba cercare un filotto di vittorie fondamentali per proseguire il cammino dell'Eurolega e entrare nei cosiddetti playoff, vero? Sì, adesso è nei playoff, però è mischiata con molte squadre e pochissimi punti di differenza. Sì, molto equilibrata la situazione. Quindi, come hai detto tu, innescare qualche filotto di vittorie può agevolare sicuramente la situazione. Assolutamente. Allora, abbiamo fatto la parentesi anche internazionale, adesso ci rituffiamo in casa nostra, andiamo con la Serie A2, girone Ovest e girone Est. Siamo quasi al termine della stagione regolare in entrambi i raggruppamenti. Le cose vanno non benissimo per le squadre campane, perché Napoli ha inanellato la sua quarta vittoria consecutiva, ma Scafati ha inanellato la sua quarta sconfitta consecutiva. Caserta ha perso in quel di Mantova, tre tipologie di problematiche diverse per le squadre campane in questo turno di Serie A2, perché Napoli vince la sua quarta partita consecutiva contro Biella, nettamente, tra l'altro 74 a 60 al Palabarbuto. Monaldi ne fa 28-22 nei primi due quarti, con 28 di valutazione, 7 su 13 da 3, insomma, e 6 palle rubate con 6 assist, se non vado errato. Quindi Monaldi va molto bene, dimostra di essere un giocatore che quando è in salute è veramente micidiale, ed è secondo me un giocatore da perimetro, Monaldi, Sì. una guardia credo, più che un playmaker. Poi molto bene anche Roderick, che riesce a trovare continuità nelle ultime settimane, 16 punti, 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Sherrod, in doppia cifra anche Iannuzzi, che produce tanto nei minutaggi in cui è in campo. Ottimo anche l'esordio di Janelize, che si dimostra giocatore che potrà tornare utile. Insomma, Napoli ha completato la mini rivoluzione con 5 nuovi arrivi, e direi insomma che ha mutato sicuramente fisionomia, è diventata una squadra sicuramente che difende molto meglio, anche con l'arrivo di coach Sacripanti, una squadra molto più aggressiva in difesa, che riesce a distribuire molto meglio i tiri in attacco. Quindi Sì, assolutamente. Come ha detto anche Sacripanti nella conferenza stampa post vittoria con Villa, è stata una partita dove Napoli è stata molto attenta difensivamente. Ha elogiato i propri ragazzi e li ha anche bacchettati per qualche errore che poteva costar caro con Villa, che
che in almeno un paio di volte è ritornata sotto la Sì, doppia però cifra di Biel, io ho visto svantaggio. la partita, non ha dato mai grandemente l'impressione di poter rientrare in Sì, partita. Napoli è stata brava a difendere bene il Tranne perimetro. Saccaggi, che ha tenuto un po' a galla i piemontesi, e Polite a corrente alternata, per il resto, insomma, Biella mi ha deluso non poco. Mogbo e Bortolani non erano assolutamente Sì, in non pervenuti. serata. Donzelli mi è sembrato un giocatore futuribile, per il resto, insomma, onestamente, Biella non mi ha fatto una grandissima Sì, impressione. avevi accennato tu alla difesa di Napoli e ora io vorrei Assolutamente. elencare qualche dato Già lo numerico. abbiamo fatto in uno special di Pianeta Basket TV, giustamente Andrea ce lo Sì, riassume anche in chiacchiere da Napoli basket. nel 2020 ha giocato 9 partite, di cui 6 vittorie. Hai detto tu la striscia aperta di 4 vittorie consecutive e in queste 9 partite Napoli ha concesso agli avversari 66 punti di media. Se stringiamo il cerchio delle nostre statistiche nelle ultime 4 vittorie, Napoli ha abbassato ancora il punteggio concesso agli avversari, scendendo a 64 punti, ma ne ha segnati 10 in più. Quindi diciamo che dalla difesa Napoli sta costruendo questo periodo molto positivo e sta trovando anche quella fluidità in attacco che nasce proprio da un'ottima difesa. È entrata stabilmente in zona playoff la formazione azzurra. Pensate che ha soltanto 2 punti dal quarto posto, occupato proprio da Biella. Ha tra l'altro con Biella adesso la differenza canestri favorevole. Quindi Napoli è proiettata verso una parte finale di stagione regolare e una parte di fase orologio davvero molto interessante. Ricordo che dopo la Coppa Italia di A2 e di B, appunto l'8 marzo prenderà il via la fase orologio. 3 partite in casa e 3 partite fuori. 3 partite in casa con le squadre meglio classificate dell'altro girone. E 3 partite fuori casa invece con le squadre che procedono in classifica Sì. praticamente la squadra, la singola formazione. Quindi Napoli dovrebbe giocare con le 3 squadre posizionate meglio di lei al termine della stagione regolare dell'altro girone est, e dovrebbe giocare invece in casa con le squadre peggio classificate sempre nel girone est al termine della stagione regolare. Un regolamento piuttosto difficile, ma comunque poi ne parleremo in Sì, maniera più abbastanza approfondita. machiavellico. A maniera più approfondita. Comunque Napoli molto positiva la formazione partenopea, 4 vittorie consecutive, ripeto, anche l'inserimento di Yanelize ci sembra prezioso per allungare le rotazioni in vista, secondo me, di una seconda parte di stagione davvero avvincente che Sì. poi comunerà con i playoff in cui ogni partita diventa Sì, fondamentale. citando le parole di Sacripanti a proposito di Giga Chianelizze, arrivato settimana scorsa, Sacripanti ha detto: "Mal che vada, è un giocatore che non sporca." Con questa frase un po' pittoresca, il coach ha voluto esprimere la contentezza e le caratteristiche di questo giocatore, che è un giocatore molto concreto, difende forte e quando c'è la necessità riesce anche ad aprire il campo. Forse è Assolutamente. proprio quello che mancava nel secondo quintetto di Napoli. Assolutamente sì. Allora, discorso invece diverso per la Giova Scafati, quarta sconfitta consecutiva per il giallo-blu. Saprete della estromissione dal roster di Frazier per motivi disciplinari la scorsa settimana. Al momento non c'è ancora un sostituto. C'era ballottaggio tra De Bogge e Lorenz, ma al momento in cui registriamo non c'è certezza dell'ingaggio di nessuno di questi 2 giocatori. Potrebbe esserci un'ulteriore sorpresa. Scafati, tra l'altro, ha giocato contro Torino anche senza Portannese, che è un giocatore fondamentale che ormai manca da circa un mese al roster giallo-blu per un infortunio rimediato appunto il mese scorso. 83 a 67 il punteggio finale. Non sono bastati 21 punti di Rossato, non è bastata una buona prova di squadra. Comunque, Scafati ha lottato per circa 35-36 minuti con Torino, poi alla fine, logicamente, le rotazioni molto più lunghe della formazione piemontese ha fatto la differenza. Saprete, Torino, insomma, è una squadra di grandissimo lignaggio per la Serie A2, completa in tutti i reparti, alla fine ha avuto la meglio. Dispiace per Scafati, ora sapremo in settimana chi sarà il sostituto di Frazier, sapremo se si riuscirà a recuperare Portanese. Scafati ha praticamente un po' di tempo perché la prossima partita e la trasferta di Biella è stata posticipata al 25 febbraio per la convocazione nazionale del giovane Bortolani di Biella. Quindi Biella Scafati è stata posticipata al prossimo 25 febbraio, quindi Scafati avrà praticamente 8-9 giorni per poter scegliere il sostituto di Frezia. Nell'altro raggruppamento invece, notizie ancora purtroppo non buone per Caserta, che aveva vinto una partita molto importante Sì, contro lo Zinuvi la in scorsa overtime. settimana. Ha perso in quella di Mantova 82-66, ma contro gli Stings non è mai facile giocare.
Nonostante una buona prova ancora di Allen con 17 punti, Caserta non è riuscita a far sua la partita, mancava ancora il capitano, il bandiera di questa squadra che è Giuri, che probabilmente sarà ancora lontano dai parquet per un'altra settimana. Insomma, Caserta ha patito la sconfitta con Mantova e come Scafati si è allontanata dalla zona playoff, dalla zona che conta della classifica. Certo, con altre due partite della stagione regolare, con le 6 della fase orologio, ancora tutto è C'è ancora possibile. tutto da giocare, Però esatto. indubbiamente credo che per Caserta la situazione si stia complicando non poco. La tua Sì, non opinione? poco, anche perché Caserta è stata falcidiata dagli infortuni durante tutto l'anno. Non ha mai avuto per lungo tempo il roster a completo, mancava sempre qualche tassello. Purtroppo l'assenza di un profilo dallo spessore tecnico e umano altissimo come Giuri in una fase molto complicata della stagione si fa sentire. Fortunatamente per i nostri amici casertani, l'overtime contro Orzinuovi è stato conquistato ed è stato vinto. Una partita fondamentale anche perché Orzinuovi ha costretto Ravenna, capolista indiscussa e una delle rivelazioni più estreme di questo anno, all'ultimo tiro per vincere la partita 74 a 76. Quindi questo vuol dire del livello ottenuto da Orzinuovi nell'ultimo mese. Vincere quella partita è stato molto importante anche per costruire quel cuscinetto di 4 punti che adesso proprio divide Caserta da due squadre appaiate al penultimo posto. Assolutamente sì, vedremo insomma quale sarà il destino delle squadre campane. Direi Napoli molto bene, proiettata verso la zona playoff, però indubbiamente c'è ancora qualcosa da rivedere per Scafati e Caserta che possono ancora lottare per i playoff, però a questo punto bisogna immaginare per loro un filotto di Sì. vittorie Sì, devono tornare abbastanza. alla vittoria entrambe, soprattutto Scafati che viene da 4 sconfitte consecutive, qualche situazione all'interno dello spogliatoio non proprio idilliaca, c'è un bel po' di roba da mettere a posto. Possiamo dire che sia nella 2 ovest che nella 2 est le classifiche sono molto corte, Cortissime. sia per quanto riguarda la zona alta che la zona bassa della classifica, quindi ci sarà da lottare. Io credo che queste prossime 8 partite, le ultime 2 della stagione regolare e quelle della fase orologio, le 6 della fase orologio, saranno veramente molto combattute e Molto bisognerà su combattute. ogni campo andare a giocare al massimo con Sì, concentrazione. Napoli con questo filotto di vittorie ha sistemato un po' la situazione della classifica, adesso è appaiata all'ottavo posto. Però, come hai detto tu precedentemente, la prossima partita con Agrigento, che è terza a 30 punti, soltanto 4 in più rispetto a Napoli, è una partita molto importante, dal peso specifico elevatissimo. Poi arriverà l'Eurobasket Roma nell'ultima Sì. giornata, l'Eurobasket Roma che ha il fiato addosso Sì. dell'Orlandina. Di conseguenza per Napoli altre due partite importanti, prima poi della pausa per la Coppa Italia, poi si riprenderà, ripeto, come vi dicevo, l'8 marzo con la fase orologio, 3 partite in casa e 3 partite fuori casa, che sarà poi quella decisiva prima dei playoff, che scatteranno quindi alla fine del mese di marzo, all'inizio del mese di aprile Sì. Sì, la praticamente. fase d'orologio sarà fondamentale, delineerà i due tabelloni playoff. Assolutamente, quindi Tra playoff che ricordiamo saranno incrociati tra i due gironi. esatto, quindi ricordiamo sempre questa mescolanza. Sì. Quindi campionato di Serie A2 molto equilibrato, molto avvincente. Speriamo insomma che Napoli, Scafati e Caserta sappiano compiere nell'ultima parte della stagione dei passi importanti, che magari vederla tutti e tre nei playoff, per No, carità, ce lo spieghiamo. sarebbe molto molto positivo. Certo, Scafati deve risolvere adesso la problematica sulla sostituzione di Frazier, Napoli deve dare continuità come sta facendo alle vittorie, Caserta deve recuperare Giuri e vincere qualche partita fuori casa che sarebbe molto Sì. molto importante. Prossimo turno, quindi dicevi, domenica alle 18 Napoli va a giocare una partita fondamentale per la classifica contro la Fortitudo Agrigento. Attenzione a James Easley, a Pepe, a Ambrosin, a De Nicolao, fratello del più famoso De Nicolao. Fresco E, vincitore di Coppa Italia con la Reyer. esatto, a Chiara Stella, Real Rotondo, per Napoli sarà una partita verità, secondo Sarà la partita me. verità perché non dimentichiamoci che nella gara d'andata Agrigento a Napoli ha vinto di 10, 64 a 74, abbastanza agevolmente. Esatto, C'è quindi. da dire però che quella Napoli è la Napoli lontana alle luce dalla Napoli di oggi, una Napoli di oggi molto più fisica, molto più pronta per chiudere l'area ad un Tony Easley che all'andata mise a ferro e fuoco Sherrod e compagni segnando 24 punti.
Quindi in bocca al lupo a Napoli che gioca ad Agrigento al Palamoncada domenica prossima alle ore 18. Per quanto riguarda le altre due squadre campane, invece attenzione a Scafati che posticiperà il proprio impegno a martedì 25 febbraio. Quindi anche nella prossima puntata parleremo di questa partita perché sarà posticipata. Quindi Scafati con il nuovo innesto va a giocare in quel di Biella, Biella che avrà naturalmente da leccarsi le ferite per la netta sconfitta di Sì. Napoli e vorrà tornare a far molto bene sul campo amico, sul parquet amico. Poi invece Caserta nell'altro girone avrà domenica alle ore 18 al Palamaggio l'ostacolo Ferrara. Ferrara che è una squadra molto difficile da Una squadra affrontare. lanciata in alta classifica. Esatto, quindi attenzione a Wiggs che ha fatto 37 punti domenica Sì, scorsa. viaggia a 18 abbondanti di media. Alex Scafati Baldassarri, a Fantoni, che è un giocatore espertissimo del campionato di Serie A2, a Campbell, lo ricordiamo, a Sant'Antimo qualche anno or sono, e anche a Panni, Casella, altro esatto, e giocatore a di Panni, A1. a Vencato, insomma, Ferrara è un osso duro, come sarà un osso duro, ripeto, per Scafati Biella, perché Bortolani, Saccaggi, Polite, Omogbo, Lombardi e compagni non sono molto facili da battere, soprattutto sul parquet amico. Fuori casa, spesso, come è capitato a Napoli, non forniscono prestazioni esaltanti, però Biella fra le mura amiche. Napoli, Scafati, scusate, se vuole sperare in un colpaccio, deve cercare di risolvere la grana sostituto Stephens Frazier Fraser. per settimana prossima, altrimenti sarà Assolutamente. molto dura. Assolutamente, quindi tre impegni importanti, li ricordiamo, domenica alle 18 Agrigento-Napoli per la parte ovest e Caserta-Ferrara per la parte est. Ricordo il match tra Biella e Givova Scafati posticipato al prossimo 25 febbraio alle ore 20:30. In bocca al lupo a tutte e tre le squadre campane, questo è il momento decisivo, credo, del campionato, il momento in cui tutti si giocano tutto, quindi bisogna stare concentrati, affrontare ogni partita 40 minuti con grandissima testa e grandissima voglia di affermarsi. Quindi Napoli ha le possibilità per fare veramente bene in questa parte finale del campionato. Scafati, ripeto, risolvendo il rebus, la sostituzione di Frazier è una squadra che può far bene con il recupero di Portannese. Caserta può sicuramente ancora avere un pizzichino di speranza di entrare nei playoff, però manca Giuri, Cusini non è al meglio, insomma, troppa sfortuna anche per quanto riguarda gli infortuni in casa bianconera, bisogna riguardare praticamente il cerchio. Andiamo con la Serie B, girone D. Qui i risultati con Palestrina che comanda sempre la classifica, Sì. largamente con 4 punti di vantaggio sulla Virtus Arechi Salerno che ha battuto nettamente nel derby la Virtus Pozzuoli. C'è da fare un preambolo: Pozzuoli si è presentata a Salerno senza Savoldelli, che è stato squalificato per ben 3 mesi per alcune intemperanze nel post partita con Palestrina, squalificato anche per 3 giornate Coach Gentile, che quindi non era in panchina. È stato sostituito dal duo Pepe Tagliaferri. Salerno ha dominato il match. Scafati, Pozzuoli ha praticamente Era resistito assistito per due quarti, per più o due meno. quarti. Poi la mancanza di Savoldelli. C'era Caresta che è tornato da un prestito. Proprio per Playmaker, sopperire. playmaker prodotto del vivaio Puteolano. Caresta è tornato nei 10 al referto. Tutto ciò non è bastato. Tortù 22 punti, molto bene. Anche Diomedi ha giocato una signora partita. Cantone, molto bene, anche 15 punti per Salerno, che si conferma squadra di grandissimo lignaggio. In settimana ci aveva sorpreso Sì. l'esonero di Benedetto dopo la sconfitta contro Cassino. Al suo posto è diventato head coach Adolfo Parrillo, caro amico a cui auguriamo le migliori cose. Che Insomma, era già Salerno. responsabile del settore giovanile di Esatto, Salerno ed è stato promosso a capo esatto. Poi allenatore. oltretutto era il vice di Benedetto, quindi Salerno ha maravaldeggiato su Pozzuoli per 90-66, per Pozzuoli buona la prova di 13 e di Lurini, però non c'è stato nulla da fare, la differenza tra le due squadre in questo momento è palese. Pozzuoli va per una tranquilla salvezza a questo punto perché è molto lontana dalla zona playoff e fortunatamente anche lontana dalla zona della bassa classifica. Viaggia in quella terra di mezzo, no? Esatto, quindi però bisogna aggiustare ancora qualcosina. Certo, indubbiamente la mancanza di Savoldelli si farà sentire per i gialloblu Puteolani da qui alla fine del campionato. Vedremo cosa succederà. Nelle altre partite, Partenope Sant'Antimo, seconda sconfitta consecutiva, passa Matera dopo un overtime a Palapuca 78 a 72. Buona prova di Carnovali con 21 punti per i Sant'Antimesi. Buona anche la prova del solito Matrone che tira giù anche un
tanti tanti rimbalzi, tutto ciò non è bastato. Sant'Antimo rimane in zona playoff, però attenzione, adesso le sconfitte devono essere Eh limitate sì. e arginate, altrimenti si rischia di uscire anche per Sant'Antimo dalla zona playoff. Matera si conferma terza forza del campionato. Nell'altra partita Avellino, con l'innesto dei tre nuovi, ne avevamo parlato, Stanzani, Dilas e Marchetti, non è riuscito a vincere a Corato. Corato aveva il nuovo allenatore in panchina, che era Cadeo, che aveva sostituito l'esonerato Gesmundo. Avellino ha perso 75 a 66, giocando così e così. Ondomeng 18 punti, il nuovo arrivato Marchetti 14. Avellino che adesso sente il fiato anche di Cassino, che Sì, va come un treno così. Cassino ha inanellato qualche vittoria di fila anche contro squadre di Confantozzi, esatto, vertice. Confantozzi ha superato in classifica Avellino che ha 6 punti. Adesso c'è davvero da lavorare, anche se comunque i tre innesti che noi settimana scorsa avevamo annunciato possono dare una mano concreta agli Irpini per la Assolutamente, salvezza. assolutamente sì. Quindi un turno interlocutorio, unica vittoria per Salerno per le campane, poi per il resto tutte sconfitte. Vedremo che cosa succederà. La classifica in questo momento parla chiaramente: Palestrina e Salerno hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Attenzione però anche a Matera, attenzione anche a Bisceglie, che è quarta forza del campionato. Va a giocare proprio sabato prossimo in quel del Palerico contro la Virtus Pozzuoli. Partita da vincere per entrambe le squadre. Bisceglie se vuole rimanere tra nella In leadership. scia delle prime tre. Esatto, e Pozzuoli se vuole tirarsi fuori definitivamente dalla bassa classifica e ancora nutrire qualche residua speranza di Di playoff. agganciare la zona playoff. Quindi sarà una partita interessante sabato sera al Palerico, quella tra Virtus Pozzuoli e Bisceglie. Poi c'è il derby invece al Pala del Mauro tra Scandone Avellino e Partenope Sant'Antimo con due obiettivi diversi. Avellino deve tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica, Sant'Antimo deve confermarsi in zona playoff Deve interrompere la striscia di La sconfitte. formazione di coach Patrizio, quindi deve dare una scossa. Si giocherà domenica alle 18 al Pala del Mauro questo interessante derby. Invece la Virtus Reggi Salerno va a giocare su un campo particolarmente difficile, quello di Valmontone, con Valmontone che vuole anch'essa tirarsi definitivamente fuori dalla zona bassa della classifica. Attenzione quindi per la Virtus Reggi Salerno di coach Parrillo. Bisognerà essere concentrati nel Lazio, altrimenti si rischia di fare una brutta figura. Quindi tre impegni importanti per le squadre campane, ancora un derby Avellino Partenope Sant'Antimo e due partite importanti per Pozzuoli Pozzuoli e per che Salerno. gioca in casa con Bisceglie e Salerno che va in quel di Valmontone. Ripeto, Pozzuoli gioca di sabato alle 19 al Palerico. Breve parentesi dedicata alla C-Gold, amici telespettatori, sedicesimo turno con Ischia che è tornata nuovamente in testa solitaria alla classifica, fuori Ischia con 26 punti, alle sue spalle c'è la New Basket Agropoli con 24 punti, poi Angria 22, Bellizia 20 e Salerno, Pallacanestro Salerno a 18. Nel prossimo turno Forio Maddaloni, Catanzaro New Basket Agropoli e mi segnalo una partita interessante che è il derby tra la Pallacanestro Salerno e Bellizzi che si giocherà domenica al Palasport di Salerno. Vi segnalo anche Angri Giuliano che è un altro bel derby. Insomma, campionato di Serie C Gold molto interessante. In questo momento la Forio d'Ischia ha 2 punti di vantaggio sulle sue rivali. Vedremo insomma che cosa succederà in questa parte finale della stagione regolare, prima dei playoff. Campionato quindi sempre molto interessante quello di Serie C Gold. Allora, riassumendo, come facciamo al termine di ogni trasmissione, Sì. carissimo Andrea, cosa andiamo a guardare nel prossimo fine settimana? Allora, pausa per quanto riguarda il campionato di Serie A, si riprende, lo ripeto, tra il 29 febbraio e il 1 marzo con Sassari Cantù, Milano Roma, Pistoia Fortitudo Bologna, Treviso Trento, Brindisi Varese, Cremona Venezia e Reggio Emilia Pesaro. Poi vi dico anche che il 27 febbraio sarà recuperata Virtus Bologna Brescia. Sì. Vi ricordo in Eurolega l'appuntamento di Milano giovedì sera contro il Khimki, partita molto interessante e molto importante per la Khimki formazione. di Alexei Shved, uno dei talenti più incredibili dal punto di vista offensivo di tutta Europa. Esatto. Per quanto riguarda la Serie A2, appuntamento domenica con le squadre campane, perché Napoli sarà ad Agrigento alle ore 18, mentre invece Caserta ospiterà sempre alle ore 18 al Palamaggio Ferrara. Ripeto, è stata posticipata la partita della Givova Scafati a martedì 25 febbraio in quella di Biella. Per quanto riguarda la Serie B, vi abbiamo appena appunto parlato della partita del Pozzuoli sabato sera contro il Bisceglie al Palerico alle ore 19. Vi abbiamo detto che domenica alle ore 18 c'è il derby Avellino-Partenope Sant'Antimo e la trasferta della Virtus Reggi Salerno in quel di Valmontone.
Vi ho appena anche ricordato alcuni appuntamenti con la C Gold, vi ricordo in particolare il derby salernitano tra Pallacanestro Salerno e Bellizzi domenica prossima, ma anche un interessante Angri Giuliano e la capolista Forio impegnata fra le Mulamiche contro il Maddaloni. È tutto per questo appuntamento numero 23 con Chiacchiere da Basket insieme a Paolo Malfi e Andrea Esposito, però prima Andrea ci fa anche il riassunto di tutto quello che è collegato a questa trasmissione che state vedendo, che è Chiacchiere da Basket, è l'appuntamento numero 23. Sì, appunto, prima di salutarci ricordiamo dove potete raggiungerci e seguirci. Innanzitutto col canale YouTube Pianeta Basket TV, dove oltre alle puntate integrali di Chiacchiere da Basket troverete anche focus, presentazioni, interviste e commenti per quanto riguarda i campionati di A2 e di B. Poi le nostre pagine Facebook con Pianeta Basket TV, Pianeta Basket l'originale, per Perché il... metti Pianeta Basket originale ha battuto l'ennesimo record. Questa settimana 240.000 contatti e più dall'inizio, insomma, di In Pianeta 7 Basket. giorni, quindi Esatto, diciamo che ci state dando una mano Pianeta e noi Basket originale siamo. si conferma un punto di riferimento per l'informazione. 240.000 contatti non sono pochi, devo dire onestamente, da quando abbiamo riattivato Pianeta Basket News. Devo dire onestamente, ci premiate di settimana in settimana. Poi vi ricordo anche Pianeta Basket News, l'altra pagina. E, insomma, È il cosa. profilo È il Instagram, profilo Instagram, giustamente curato molto bene da Andrea. quindi non avete più scuse, potete seguirci su ogni piattaforma social e noi saremo sempre lì ad informarvi e a tenervi compagnia. Quindi profilo Instagram, ricordi l'indirizzo Pianeta Pianeta Basket. Basket TV, Esatto. Allora, quindi non potete sbagliare. penso che è tutto anche per questo Sì, 23° appuntamento siamo arrivati di Chiacchiere. al momento dei saluti anche questa Noi, sera. nonostante Carnevale, tra 7 giorni saremo ancora a tenervi Sì. compagnia con le chiacchiere da basket col suo 24° appuntamento. Quindi saremo regolarmente in onda anche la prossima settimana, sia sulla parte web che sulla parte televisiva. Quindi da parte di Paolo Malfi e di Andrea Esposito, buona serata a tutti. Appuntamento alla prossima puntata con Chiacchiere da basket, con il basket chiacchierato per 30 minuti e più. Ciao! Ciao, buonasera.